Online, bentornata a tutte carcasse putrescenti sugli schermi e sulle casse di Carcassa, il podcast horror interamente composto da cloni. Io sono Jack, di fianco a me c'è il conigliastro. Ciao ciao a tutte, a tutte. Sotto di me c'è Nick, che però ha qualche problema tecnico, per cui forse dovrebbe riuscire a collegarsi tra un attimo. E nell'altro angolo opposto al mio c'è Margherita Bleedingham. Ciao. Allora, questa sera io sono estremamente contento di parlare di un film, di parlare nello specifico dell'ultima opera di Brandon Cronenberg, Infinity Pool. Ora, questa puntata sarà una puntata un po' atipica, in quanto eviteremo di fare anche solamente la sinossi del film, in modo che chi di voi ascoltatori non l'avesse visto ancora questo film e fosse intenzionato a vederlo, possa andarlo a vedere senza alcun tipo di anticipazione, perché in questo film è molto bello anche la scoperta di quello che ti vuole raccontare questo film, sia a livello di vicenda ma anche a livello di tema. Perché è un film molto originale, mi viene da dire, ma come un po' tutti i film di Brandon Cronenberg. E qua vorrei un attimino partire io con lo spoilerone del mondo, che è questo film mi è piaciuto un sacco. Ciao! Perché? Cioè, anzi, cosa mi piace di Brandon Cronenberg? Buonasera. Del caro Brandon, a me piace il fatto che lui parte da una base, da un'idea di soggetto, da una meccanica, mettiamola così, sempre originale. A me viene in mente appunto sia Possessor che appunto anche di Infinity Pool. C'è una meccanica semi-sovrannaturale che però scompagina tutto quello che può essere appunto il sentito comune dell'essere umano in sé per sé. Ed è quello che succede anche in Infinity Pool. Noi abbiamo un elemento che è ben chiaro, che ha delle meccaniche quasi sovrannaturali, ma che è ben delineato in una realtà culturale, storica, una situazione ben specifica. E si sviluppa in una maniera ben specifica, e data questa meccanica straordinaria, ci sono delle reazioni da parte dei personaggi. E questa cosa è una cosa che a me piace molto, e soprattutto a me, di Brandon Cronenberg, piace che lui racconti delle storie. Lui racconta delle storie con i suoi film, e so che sembra scontata questa cosa, ma non è così. È proprio la storia, fa parte del fulcro della bellezza dei suoi film. Lui, la narrazione, quello che succede, parte da una premessa stramba, originale, e la sviluppa in un modo tutto suo. Di conseguenze sono scelte e conseguenze che si inanellano e che ci portano poi al finale del film, sempre. E Brandon fa questo, racconta delle storie, cazzo, e racconta delle storie che sono dritte, senza perdersi via a fare tanto il genietto di sto cazzo. Eppure lo fa da Dio, racconta delle storie che sono dritte, eppure rappresentate in maniera a volte allucinato, a volte superlativo, a volte e il più delle volte strepitoso. Scusatemi se mi sono lanciato in questo rant positivo, ma anche con questo film a me Brandon piace, c'è niente da fare. Abbiamo un bimbo di Cronenberg. Bimbo di Cronenberg, io sono un bimbo di Cronenberg. Margherita, questo film è piaciuto oppure no? Un cronnino. Sì, mi è piaciuto. L'ho trovato un po' più semplice rispetto a Possessor, nel senso che più lineare, si capisce di più, meno allucinato forse. Però sì, i film di Cronenberg Junior sono tutti belli. Io non so se voi avete visto anche il primo, Antiviral. Io l'ho visto tanto tempo fa, non l'ho rivisto recentemente. Però anche quello era molto originale. Se non sbaglio, lì si parlava proprio
del culto della celebrità e della possibilità di poter contrarre le stesse malattie dei tuoi, insomma, dei tuoi idoli. E quindi questa ossessione, no, per la vita della celebrità. E lui insiste sempre molto sulla questione dell'identità, no? In Possessor è chiarissimo, ne abbiamo già parlato in diretta, quindi se volete potete andare a recuperare anche la puntata su Possessor, in cui c'era proprio questa protagonista che quasi non sapeva più chi era, se mai l'ha saputo, perché aveva questa sorta di sovrapposizione con le personalità delle persone di cui prendeva possesso, insomma, prendeva possesso del corpo di queste persone, e quindi le loro personalità un po' si fondevano. E qui più o meno riprende questa tematica, questo concetto di personalità che non è unitaria, non è statica, e lo fa in maniera, come diceva Jack, molto molto originale, e lo fa sempre nell'ambito di distopie contemporanee e capitalistiche. Già. Conigliastro? Io che devo aggiungere? Avete detto tutti voi, tutto voi. Il commento di prima lo vogliamo sentire anche in diretta. Ma visto che abbiamo deciso di non fare una sinossi, anche perché ci manca il nostro sinossaro di fiducia che è Nick, avevamo deciso di dare un'introduzione al film che fosse riguardante la trama, senza dire troppo. Ovvero, cos'è Infinity Pool, a.k.a. Piscina Infinita, ovviamente ricordiamo lo splendido adattamento italiano. È, come noi vediamo, una classica vacanza dei Ferragnez, fondamentalmente. Cioè, l'impressione che ci ha dato è proprio quella, ovviamente non, al momento non potendo fare spoiler non possiamo entrare nello specifico, però chi ha visto il film potrà anche dire se è d'accordo o meno. Accodandomi ai complimenti, è incredibile come è uno dei pochi casi in cui essere figli d'arte non è nocivo, anzi probabilmente se non si fosse chiamato Brandon Cronenberg forse avrebbe avuto sin da subito un po' di credito in più, perché c'è sempre la diffidenza del volersi avvicinare a chi porta cognomi importanti. In questo caso ragazzo a faccia tosta, in gamba, ci sa fare, e mi preme dire che se ne dica, secondo me non riprende tanto i temi del padre, cosa che comunque l'hanno fatto tutti con risultati egregi. Mi viene da pensare al mio amore incontestabile per Tsukamoto, per dire un nome altisonante, ma alla Ducournau, che è un paragone che dà fastidio a molti, sottolineo molti. Ma credo che sia proprio un amante di un certo tipo di letteratura. Se posso azzardare, come Cronenberg padre era il cantore della letteratura distopica, appunto, il Ballard e Burroughs, secondo me a Cronenberg Jr. piace parecchio Bret Easton Ellis e De Lillo. Si vede parecchio, e a me piace ulteriormente perché mi ha ricordato proprio, anzi devo dire che tutti gli adattamenti dei romanzi di Ellis, chi più chi meno, sono ottimi film ma non memorabili. Invece Cronenberg si sta preparando a sganciare, cioè, o comunque a fare degli adattamenti non riconosciuti perché non sono tratti dalle opere dei suddetti autori, ma a ripercorrerne o comunque a riproporre quella freschezza e soprattutto, tema tanto caro negli Stati Uniti, ma non solo, visto che comunque il film è canadese, non voglio dire padre, come il capitalismo sia molto profondo. Sì, io guardo nell'infinito, infatti sto guardando me stesso e la mia cultura. Il capitalismo è molto radicato nella nostra concezione, quindi da Antiviral e Possessor, anche in Infinity Pool, si fa un grande saggio su come
il denaro, le politiche liberali hanno il potere su qualunque cosa, qualunque aspetto, anche di noi poveracci. Si può evitare stucchio della poltrona? Sì, così. Sì, in effetti rientravi abbastanza. Potevate volevo... dirmelo, maledetto. No, ma perché non volevo interromperti, devo essere onesto. Ho un microfono troppo sensibile. Una poltrona troppo scricchiolante. A me spiace che Nick abbia qualche difficoltà, ma almeno se ci sente. No, ci sono, ci sono. Okay. Devo, vabbè, la prima volta che ci vediamo dal vivo devo portarti sto PC perché l'ho appena cambiato e non lo voglio spaccare contro un muro, però siamo lì lì. Allora, preparatevi, dico la mia. Mi è piaciuto molto di più Possessor, perché secondo me Possessor aveva uno studio, forse anche una potenza artistico-visiva a mio maggiore. Era anche per certe cose forse un po' più originale, o forse era più sulle mie corde, mi è piaciuto di più. Però questo resta film che difficilmente vedremo fatto da sono morto? No, ci sei. Ah, mi fate provare. No, vai avanti. Se no provo a attaccare quel PC. Ok. No, vai avanti. È sparito. Adesso si è proprio scollegato. Vabbè, tornerà. Niente. Allora, io mi sento di rispondere a Nick. Allora, devo essere onesto che se devo proprio metterli sulla bilancia, anche io penso di aver apprezzato di più Possesso, perché era forse tornava un po' più tutto, non so come dirlo. Era aveva una storia che era più dritta, ma in senso buono, tutto la coerenza, i personaggi rientravano, facevano ognuno delle scelte, era più facile tenerlo insieme. Qua invece va un po' hai un po' l'impressione di andare allo sbaraglio, ma perché è un po' più, diciamo che un po', forse un po' più caotico da questo punto di vista, però boh, non mi viene forse il modo giusto per esprimermi, senza fare spoiler, intendo dire. Voi cosa ne dite? Tra i due? Cioè, so che è una cosa veramente brutta, ma cosa ne pensate di quello che ha detto Nick? Anche io concordo con voi. Anche io, se dovessi fare una classifica, metterei prima Possessor. Mi aveva coinvolto forse anche molto di più, non so, emotivamente rispetto a questo. Forse sai quello. No, vai. No, forse anche il discorso del. C'era forse più raccontata più emotività, c'era anche il discorso del marito, del figlio, cioè c'erano tanti rapporti interpersonali, c'era molta più, tra virgolette, chiamiamola passione, molto più sentimento. Qua invece sì, è un po' una dissacrazione del sentimento, e quindi forse sì. Ciao Tora. Ciao, Tora. Cioè non credo, io non riesco a fare una classifica, perché li trovo tre film conseguenziali, ecco. Trovo che aggiunge tasselli al suo discorso, quindi non riesco a farne una questione di uno mi sia piaciuto più o non mi sia piaciuto meno. Qui appunto ragiona su altri livelli, proprio molto, è molto più chirurgico, molto più freddo, molto più distaccato, è anche molto più dissacrante, come avete detto. Sì, è proprio, ti vuole fare vedere quell'aspetto lì di un certo tipo di società, e il contraltare di quell'altra società, che comunque
accetta queste regole, anzi ne trae vantaggio a modo suo. Quindi, sì, magari è meno coinvolto perché secondo me è più incazzato, cioè quello che ti vuole fare vedere una parte dell'umanità che lo fa parecchio incazzare, quindi non può essere coinvolto e quindi magari ti coinvolge meno. Ma ciò non mi ha inficiato, cioè non riesco a farne una scala di valore. È proprio un discorso lungo il suo, che io spero che continui anche nei prossimi film. Quindi ci sta che magari abbia calato un po' di intensità rispetto al capitolo precedente, parlo di capitoli, al capitolo precedente, quello sì, però è un'altra maniera di gestire l'intensità, che io apprezzo. Invece di rifarmi Possessor, ha fatto un'altra cosa. Su quello sono pienamente d'accordo con te. Anzi, paradossalmente, quando un film è meno impattante, secondo me rischia di crescere nel tempo. Potrebbe, perché onestamente sono pienamente d'accordo con te. I registi, gli scrittori che comunque tendono poi a fare delle, non dico delle coppie carbone, però a mantenere sempre lo stesso tipo di, anche di ritmo. Clonare... No, ma magari raccontano storie diverse, ma con lo stesso ritmo, con la stessa intensità, e dopo un po' diventano un po' un pastone, diventano quasi un... No, che diventa la loro cifra stilistica, però lui secondo me è uno a cui piace esplorare, che è una caratteristica che ha preso dal padre. Perché noi il padre fondamentalmente, molti lo ricordano, vabbè, lui ha avuto la fortuna di fare tantissimi titoli alti, però non è iniziato facendo determinato tipo di cinema e ha continuato poi esplorando, non facendo necessariamente body horror o comunque trattando il body horror su altre declinazioni. Credo che, anzi, il figlio abbia bruciato le tappe, ma terribilmente abbia bruciato le tappe, quindi sia già nel fermento dell'esplorazione. Sì, sì, no, però comunque sia, io penso che anche il non mantenere una costante nel metodo di narrazione, nel ritmo, o anche nell'intensità, giustamente, possa comunque far parte poi alla lunga della cifra stilistica. A me viene in mente, scusate, digressione totale, c'è un gruppo che a me piace tantissimo, che sono i Paradise Lost, fanno gothic metal, e se uno ascolta diversi album di Paradise Lost non sono a volte neanche lo stesso genere uno con l'altro, e però riesce a percepire la chitarra che ha che fa quel tipo di armonie, riesce a capire che bene o male sono loro. Secondo me Brandon Cronenberg potrebbe arrivare a fare quello, potresti avere tanti film con tanti ritmi, tante situazioni, tanti anche generi diversi, ma che poi alla fine, se li guardi, capisci che lì. Sì, che magari fa parte tutto di un grande disegno. Ciao, The Cage. Ciao, Frankie. Però, sì, ovvio che The Possessor è stato un po' un minaccio sereno. Cioè, anche perché chi non l'ha guardato con diffidenza? Molti hanno bypassato Antiviral, per dire. Quindi chi non si è ritrovato questo piccolo congegno esclusivo fra le mani dicendo, oh, porca miseria, ma allora... È meritevole il regista, il Cronenberg. Mi dà anche fastidio chiamarlo Junior, certo. Brandon, poverino, perché secondo me è un macigno questo cognome e lui l'ha saputo gestire. Vero. È quello di cui solito parla Jesse, non di qualità artistica. Ma sì, cioè, comunque fino a un certo punto, a me va bene anche il regista in questo caso, perché parliamo di film, che fa sempre lo stesso film ma aggiunge sempre sfumature nuove. Cioè, l'importante è che risulti sincero. Poi comunque questa è una produzione diversa, c'è un cast già più rinomato, magari più difficile da gestire, c'erano altre aspettative. Comunque ci sta che magari... Io ho letto in giro che ha un po' deluso molti, che hanno avuto a che fare con Infinity Pool, soprattutto dopo il Possesso, ma è fisiologico, ci sta, anzi secondo me è sintomo di ulteriore coraggio. Poi non vuol dire che sia riuscitissimo, cioè, per me è un film riuscito che probabilmente ha qualche lacuna a livello
boh, forse poteva, addirittura poteva durare qualcosina in meno, ecco, però, però la durata alla fine è quella standard media dei vecchi film di una volta, cioè 70 minuti, quindi non si è neanche dato in troppe lungaggini, se, se non qualche sezione un po' ridondante. No, il ritmo secondo me non è lento, ha solo veramente un paio di sequenze in più che ti ribadisce lo stesso concetto di ciò che è James per il protagonista è James, che è uno dei 200 Skarsgård del cinema, tutti talentuosi, poi ce ne fosse uno, cioè il padre è il nome tutelare, però si vede che anche i figli, fratelli e sorelle sono tutti bravi. Poi piccolo inside joke, a me ha ricordato troppo, non c'entra quasi niente, ma ha ricordato troppo, cioè ogni volta sentivo James e vedevo quella faccia, per me era Silent Hill 2, anche le cose che è costretto a subire quest'uomo, non lo so, ho detto fate un remake di Silent Hill 2 con quest'uomo perché è preciso e adeguatissimo, però no, non l'ho trovato lento, ho trovato solo un paio di sequenze ripetitive, ecco, seppur non noiose, ecco. E poi anzi questo ritmo cadenzato secondo me quando arrivano le due esplosioni, soprattutto una, secondo me proprio hai la tavola apparecchiata per godere in quei tre minuti di pura follia cronenbergiana, figlio. Io direi che a questo punto potremmo passare finalmente a fare la sinossi del film, che farà Margherita se vuole. Vuole, io glielo chiedo umilmente. Ok, allora proverò a fare prima una sinossi senza spoiler e poi magari ci addentriamo, svisceriamo, scaviamo nella allora allora, il film parla di questo scrittore, James, interpretato da Alexander Skarsgård, che si trova in vacanza con la moglie in questo resort di un paese immaginario, un paese esotico, immaginario, un paese poverissimo, in cui poi ci sono dei, appunto, resort per i ricchi. E è in crisi perché è da 6 anni che non riesce a scrivere più nulla e in questo resort conosce un'altra coppia, in particolare la parte femminile, la moglie Gabi, Mia Goth, fantastica, che insomma gli dice di essere una sua fan e quindi cominciano a uscire insieme, a frequentarsi, eccetera. Una sera escono dal resort, nonostante sia vietato, perché a quanto pare la vita all'esterno è abbastanza pericolosa, trattandosi di un paese povero, e sulla via del ritorno investono una persona del posto. Cercano di insabbiare l'accaduto, ma alla fine James viene arrestato e insomma viene condannato, ma c'è un modo abbastanza peculiare per aggirare il sistema, diciamo così, e quindi per evitare la condanna. E questa è la sinossi senza spoiler. Io devo dire che in realtà non avevo assolutamente idea di che cosa parlasse questo film, e infatti per tutta la parte iniziale dicevo, ma che cosa succederà? E poi succede. Devo dire che è una bella svolta quella, perché anch'io non avendo letto niente ho detto, ah però, perché fino a quel momento ti aspetti anche il minimo twist, no? Quando siamo già nella spoiler, quando c'è l'incidente, quando c'è un incidente, no, cioè una coppia in crisi incontra un'altra coppia, di sicuro non andranno a mangiare dal cinese senza aspettarsi niente. Quando accade l'incidente dice, vabbè, è normale, doveva succedere questa cosa e poi prenderà delle pieghe strane perché questa coppia sarà una scoppiatissima, perché ovviamente mia cosa, cioè, tanto bella. C'è gli occhi da pazza lei. No, sì.
questo è il film dove i protagonisti sono senza sopracciglia. Deve essere stata la scelta. Visto il regista ha detto: voi dovete fare come David Bowie, non dovete avere sopracciglia in questo film. Forse per rendere ancora più inquietante, più alieno l'aspetto dei protagonisti. Beh, ormai è il tratto distintivo di Mia Goth, esatto, sì. Anche in X credo che fosse così. In Pearl già mi sembra qualcosina, forse li hanno disegnati. Comunque, a parte questa digressione estetica, che sono quelle che più mi interessano, ti aspetti l'incidente? E come risolve l'incidente, che onestamente dici, porca troia, ma veramente? Ok, mi hai fregato, bravo Brandon, ma ne hai messo senza coach. Sì, perché anch'io non sapendo nulla mi aspettavo, sì, ok, ci sarà Mia Goth che adesso gli farà qualcosa, poi comincia, ci sarà una roba alla Carnage, cominceranno a fare. Poi qualcosa gliela fa, più di una, però. Sì, no. però ti aspetti che sia quello, cioè una roba tra, cioè, coppie in crisi, casini, ci si spara a vicenda, cose così, cioè quello che succede nei classici film horror di questo genere. O nelle famiglie tradizionali. Invece no, devia totalmente e ti ritrovi con questa deriva sempre che a me ha ricordato molto in questo senso Possessor, cioè c'è un meccanismo che fa una roba sovrannaturale ma che è totalmente reale e quindi sai plausibile, quindi viene utilizzata all'interno, cioè mentre in Possessor c'era un gruppo che utilizzava quella tecnologia per guadagnare, per fare un'attività per guadagnare dei soldi, in questo caso la utilizzano per trovare un cavillo a una legge. Tra l'altro, e secondo me questo film, davvero, la cosa bella di questo film è che tocca tante cose senza fare spiegoni, tipo anche il discorso ovviamente dei resort, ma anche dell'appropriazione culturale. Cioè, è molto interessante, è reso è senza spiegoni, tutto senza spiegoni, ti fa vedere quello che ti devi dire. Immagino un film americano, ci sarebbe stato il tizio con la lavagnetta che ti spiegava perché noi nel 1999 abbiamo ideato questo sistema in maniera che voi possiate fare questa cosa. Coglioni, cioè non c'è bisogno, è lì. Lo stai vedendo. C'erano 15 minuti di scena dove parlava un tizio. Sì. Assolutamente. Beh, comunque il fine anche qui sono i soldi, perché alla fine tu incentivi il turismo perché non fai fuoriuscire dal paese quello che succede realmente. Esatto, perché poi non è un cavillo che serve per aiutare chiunque, no, serve solamente per aiutare i turisti, perché noi non vogliamo problemi con le ambasciate straniere. Quindi noi vogliamo il turismo, noi dobbiamo continuare a fare questo mangia-mangia, no? Quindi, e in più ci sono anche persone che ritornano lì solo per fare questo. E quella è la parte geniale. Esatto. È quella la parte che veramente ti fa, cioè dovrebbe veramente scatenare il putiferio in una persona umana di un ceto medio-basso. Cioè vedere che effettivamente, allora, è un tema che è stato trattato in tanti film, no? Da The Purge, mi viene in mente anche The Hunt, grandissima chicca, che consigliamo sempre di recuperare. Cioè, come comunque, ma poi è in fondo è un society 3.0 questo. Cioè, i ricchi comandano. I vari poteri in questo caso, comunque a me ha ricordato tanto, cioè comunque il Sudafrica, cioè questo posto proprio mi sapeva di Sudafrica, i ricchi comandano e quindi noi cerchiamo scappatoie non tanto per ingraziarceli ma perché comunque portano denaro e quindi perché evitare una fonte di denaro, tanto che poi sovvertire le regole, cioè come ci ha insegnato buon'anima di Pasolini, cioè quando la classe col potere può fare oggettivamente quello che vuole e come vuole a discapito della morale diventa poi quasi banale,
come questa frase, la banalità del male, come una frase veramente una baci perugina, tanto che poi finita la vacanza, finito tutto. Sì. Dalla chat c'avevano scritto è verosimile in un futuro prossimo, ma secondo me sono cose che appartengono anche al nostro passato, cioè, esatto, oltre al nostro presente accaddero anche nel nostro passato ed è testimoniato, cioè. No, ma basti pensare alla cultura del safari, quindi dell'uomo bianco che deve andare a cacciare nelle nostre terre perché ci porta denaro e trattarci come schiavi perché sì, perché si assorbe. È una nuova forma di colonialismo alla fine. Sì, sì, ma il turismo sì, fondamentalmente, visto che è fatto da persone ricche, possibilmente, non necessariamente, ma possibilmente bianche. Cioè, nel film comunque sono tutti caucasici, bianchi, non ti ha dato neanche questa possibilità che fossero di etnie diverse, quello ti vuole dire. Ecco, forse qui è un po' didascalico, ecco. Sono occidentali. Sì, sì, non... Anche se, cioè, oggettivamente a me viene da pensare che comunque ultimamente c'è sempre stato, ma ultimamente anche il mondo orientale a livello di colonialismo non è che si stia tirando indietro, anzi. Però sì, è il mondo civile. No, mi riferivo alla clonazione. Il nord del mondo. Ci arriviamo dopo, quando parliamo della zona spoiler, su questa cosa. Ormai l'ho visto. Sì. Vabbè. È che come se fosse una puntata bella di Black Mirror questo film, cioè. va approcciata con questo sentimento, sapendo che poi ti arriva un'esplosione di buon cinema a livello tecnico che un po' non ti aspetti, probabilmente, nonostante la regia sia molto raffinata, poi c'hai 5 minuti veramente che dici, vabbè, questo non è niente da invidiare a nessuno, anzi ne vorrei un po' di più, però fa bene anche centellinare, perché così diventa veramente non tanto la provocazione, ma la poesia del cinema in un momento in cui non te l'aspetti. Io posso dire una cosa che non c'entra un cazzo? Devi. Che non è uno spoiler, però posso dire che in questi anni c'è tanto stata la figura di bambini inquietanti. Posso dire che in questo film non ci sono bambini posseduti che camminano al contrario, roba del genere, ma c'è il bambino cazzo più inquietante della cazzo di storia del cinema, vaffanculo a lui. No, ma io non l'ho trovato inquietante. Come cazzo sorride quel bambino? Cioè, ma l'hanno modificato geneticamente per fare quel sorriso? No, cioè, no, io credo era terribile. Era divertito fare quella scena. No, io non l'ho trovato. Ecco, ora ti è ancora più inquietante. Non l'ho trovato inquietante perché in questo film si parla anche di etica e quindi in un certo senso chi è che non abbia mai voluto... Ora, da persone razionali dovremmo condannare, infatti lo condanno, io non riuscirei. Però dico, quando in quelle situazioni, se potessi vendicarmi lo farei, lui ha la possibilità di farlo e lo fa senza tirarsi indietro. No, parlo... Anzi, a me è inquietato di più nella scena dopo, quando si ripropone. Quella scena mi ha inquietato. Però quella già fa parte della parte lisergica, sì, sì. Ecco, ci sta allora che sia inquietante. Però anche lì, da quel punto di vista, secondo me tira fuori anche un altro discorso, e questa l'ho pensata adesso mentre parlavi tu. Secondo me questo film parla anche dell'inutilità della pena capitale come deterrente. Sì, ma da sempre è stata inutile la pena capitale come deterrente. Sì, questo film è molto, molto preciso sulla sua posizione. È un film politico, ecco, non è un film sociale o... Cioè, è proprio un film politico nel midollo. E non arretra di un passo, cioè non ti dà nessuna... Ecco, è un film che non ti dà catarsi, anzi, quando finisce ti senti abbastanza schifato, perché oggettivamente
non è una metafora di quello che può succedere, cioè oggettivamente queste cose sono all'ordine del giorno. Andiamo più nel dettaglio allora? Sì, direi di sì, perché sennò sono, cioè, è un po' difficile affrontare l'argomento. Okay. Questo è quello della clonazione. Questa puntata è, dovete immaginarla come una cipolla, stiamo tirando via gli strati, piano piano arriviamo. Mano, quando vi sentite appagati da quello che abbiamo detto, che se non avete visto il film, quando vi sentite appagati, sentitevi liberi di mettere in pausa, segnarvi il minuto e riprendere questa puntata successivamente, ne vale la pena. Se no, se il film l'avete visto, andate avanti, che piano piano questa cipolla la spogliamo tutta. No, una di cipolla di quelle ripiene di formaggio, un formaggio filante, neanche abbastanza succose. Cipolla ripiene di formaggio. Allora, riprendiamo dalla sinossi di prima. Cosa succede quando il nostro protagonista viene arrestato? Scopre che innanzitutto è stato condannato alla pena di morte, una pena di morte abbastanza particolare, perché deve ucciderlo deve essere il primogenito della persona che lui aveva investito. E però lui può sfuggire a questa condanna attraverso la clonazione. Quindi viene creato un suo duplicato completamente uguale a lui, che condivide anche i suoi stessi ricordi, le emozioni, il modo di essere, tutto, quindi non è semplicemente un contenitore vuoto. E quindi abbiamo proprio la scena dell'esecuzione con questo bambino che va ad ammazzare il clone del protagonista, il tutto sotto gli occhi del protagonista stesso. E quindi qui entra in gioco anche un altro strato, perché io mentre guardavo quella scena pensavo, ma perché lo hanno fatto assistere da lì? Cioè, la gente, il bambino, poi si renderà conto che quello che sta ammazzando non è la persona vera, ma è il clone, perché lo vede lì, è lì, lo vedere. E quindi le persone del posto sanno di questa cosa e la subiscono fondamentalmente. Cioè, è come se, in un certo senso, al bambino venga data la possibilità di vendicarsi, di ripristinare insomma l'onore un po' secondo le credenze del posto, e allo stesso tempo al turista, ovviamente ricco eccetera eccetera, gli permetti di salvarsi, però le persone di lì lo sanno quello che stanno facendo e accettano passivamente questa situazione, e questo è ancora più inquietante, perché è tutto un sistema, no, che funziona perché tutti ne sono complici, tra mille virgolette. È il concetto della pena capitale, perché fondamentalmente viene concessa per dare una sorta di falsa vendetta, e spesso comunque chi ci va nel mezzo non è colui che ha potuto permettersi l'avvocato migliore, ma colui che non ha potuto avere un avvocato decente diventa il simbolo. Punirne uno per educarne 100, giusto, perché siamo in Italia. Sì. E questo è sublimato tantissimo nel film, è stupenda questa cosa, perché loro vogliono far sì che vorrebbero impartire una lezione di morale, no? Tu assisti al tuo clone che comunque ha i tuoi ricordi, quindi fondamentalmente stiamo uccidendo te stesso, non un manichino vuoto, però paradossalmente è quello che rimane in vita, che è un manichino vuoto, perché anzi ne trae godimento da questa visione, cioè una sorta di potere acquisito, capisce che è un privilegiato e che può godere dello stesso spettacolo che i popolani gli chiedono, cioè il tributo di sangue. È una sequenza questa incredibile, cioè veramente quando l'ha ideata, non lo so, spero che si sia dato delle pacche sulle spalle da solo, perché è inquietante e destabilizzante allo stesso tempo. Sì, assolutamente, cioè, stava creando il silenzio.
cioè fino a quel punto lì c'è la prima catarsi del film ed è terrificante, quando poi appunto viene, c'è l'inquadratura sulla faccia di lui che assiste alla sua morte e si rende conto, e anche lì non viene spiegato, basta solamente, tra l'altro prova eccezionale attoriale, basta solamente l'inquadratura dell'espressione per farti capire che cosa sta pensando lui, senza spiegoni, senza menate. E anche lì poi ci sarebbe, e poi posso dire una roba, andando un attimino più fast forward ma senza fare spoiler, io appena ho visto quella scena mi sono detto, ecco, adesso ci sarà tutto uno sviluppo di trama e poi si scoprirà che hanno ammazzato l'originale, che invece il clone, e invece è ancora è peggio perché a un certo punto questa cosa viene detta, ha detto, ma tu ci hai mai pensato che magari hanno ammazzato quell'altro? Ma tanto che cazzo cambia? E vanno avanti, perché non gliene frega un cazzo a nessuno, perché di fatto è, uno è sopravvissuto e sei tu sei sopravvissuto. Quello è interessante, quello è il concetto. Che tu sia un clone, esatto, che tu sia il clone o che sia l'originale, tu sei tu e sei sopravvissuto, hai fatto quel cazzo che volevi e sei sopravvissuto. Poi ne ha pagato le conseguenze o il tuo originale o il tuo clone, chi se ne frega, ma tu ci sei. E tu puoi goderne ancora adesso. Poi se ammazzano te, il tuo clone, che cazzo se ne frega? Ci sarà un te che andrà avanti e continuerà a goderne. E quindi chi se ne frega? Sì, quello è l'annoso dilemma etico che si è portato sempre alla fantascienza quando... sin dagli androidi, no? Ora gli androidi sono diventati cloni e chissà cosa diventeranno in futuro, diventerà le intelligenze artificiali e sal cazzo. Cioè, cos'è che determina l'identità? I ricordi, la morale, ciò che hai fatto, ciò che sei, ciò che pensi? Boh, sti cazzi. Cioè, comunque io oggi ci sono, vivo, faccio, dico, agisco. È un po' chi era Cartesio. Cioè, esisto in quanto tale, me ne sbatto il cazzo di tutto il resto. Sì, ma era quello il senso. Poi lui, il suo editore, l'ha imbellettato meglio. Però lui, il suo pensiero era quello, fondamentalmente. Sì, cioè, il film ti dice questo. Cioè, o meglio, il potente che si può permettere questa soluzione, sì, più che cioè, fa parte sempre del film determinista, cioè, qualunque azione fai porterà sempre a quello svolgimento, per quanto tu voglia uscirne. Quindi tanto vale accettare quello che sei subito, che poi è quello che gli dice Gabi, mia ghost dall'inizio, cioè accetta quello che sei, perché devi sfuggire alla tua vera natura, cioè di pezzo di merda. E quindi Brandon se ne esce così, con questo colpo di spugna, che vale, tu vali in quanto quello che decidi di fare per il tuo... godimento. È molto edonista, però è un edonismo di quello molto, come dire, molto giudicante, cioè non è quella la soluzione alla vita comunque, però non c'è un giudice che ti, cioè in vita, se tu hai il potere economico o potere semplice di poter decidere della tua vita, non ci sarà nessuno che potrà mai giudicarti, nemmeno te stesso, perché saranno sempre quelli più potenti di te a decidere delle tue azioni, perché lui può fondamentalmente non vale un cazzo, cioè veramente un essere gretto, mediocre, inutile, che si fa abbindolare da quattro commenti positivi, dal suo falso talento, dalla sua falsa modestia, dal suo anche credersi migliore degli altri, perché non vuole essere crudele, quando invece appena ne ha le occasioni, perché è ingalluzzito dalla tipa, si lascia andare ad atti di bullismo indecorosi. Però, cioè, veramente, è l'iter classico di chi non vale un cazzo e gli viene detto dal gruppo di bulli, dai, sei come noi, fai le stesse cose come noi. Invece no, è un passatempo, è un giocattolo, vale meno di loro. Paradossalmente vale anche meno degli indigeni, perché almeno gli indigeni del luogo sono mossi da regole a cui devono sottostare gioco forza. Lui potrebbe anche avere la possibilità di slegarsi da questo gioco, ma invece no. Sì, a me aveva colpito quella roba lì, perché
a un certo punto mi ero lì a dirmi, ma adesso lui è diventato quasi la prima che, cioè a quando lui diciamo è entrato a far parte del gruppo di Bully, io mi stavo dicendo, sì, ma adesso lui cos'è che ha tanto di speciale rispetto a loro, che quasi lui adesso è al centro della narrazione? Invece no, loro lo stavano ringalluzzendo per prendersi gioco di lui, per bullizzare, cioè perché lui doveva essere la vittima, cioè la vittima, il loro bamboccio. Il loro bamboccio. Doveva essere, è proprio il ragazzino che i bulli hanno deciso di bullizzare, che gli fanno credere di entrare, che può entrare nel gruppo. Che è una roba stratosferica, cioè... È l'ultima cheerleader del gruppo, o l'ultima, come si può dire, in America lo sanno, le confraternite. Cioè quello che deve fare tutte le prove per entrare nella confraternita, ma poi alla fine viene ulteriormente bullizzato. Perché sono, spoiler, una banda di ricchi annoiati. Vanno lì, sono annoiati, fanno quello che vogliono, tanto possono morire di nascere grazie alla clonazione e al loro crescimento. Prendono in giro tutto, le autorità, i villeggianti, loro stessi. Da questo punto di vista è molto pasoliniano, cioè sanno cos'è il potere, loro sono la personificazione del potere, e in quel mese, non è dato, non c'è una linea temporale certa, in quel periodo di vacanza possono fare assolutamente quello che vogliono, anche prendersi il gioco di uno come loro, anche se però non è un ricco, perché lui è un mantenuto, è un parassita, è uno che ha approfittato di varie situazioni per arrivare dov'è, quindi da quel punto di vista è la vittima perfetta. Poi finita la vacanza, ciao, tutti belli, carini, amorevoli, i Ferragnez fondamentalmente. Sì, mancava solo la scena nel supermercato. Esatto, sì, cioè, intendiamo i Ferragnez come modello archetipo, non loro nello specifico, per carità, non è che ci fanno denuncia chissà che cosa, parliamo come modello, inteso come modello di VIP, la cui vita è messa davanti alle telecamere H24, ecco, tutto qua. Niente di personale, anzi cuoricini, no, più che altro è che, allora, parlo dell'archetipo Ferragnez, più che altro è l'archetipo del VIP, della persona di successo che tutti vorrebbero essere, cioè a cui tutti aspirano a diventare, è quello l'archetipo. No, ma soprattutto la persona, la famiglia di successo, quando va in vacanza blocca un paese, quel paese ha le sue dipendenze per farli divertire, per essere loro sollazzo. Cioè era questo l'esempio, non tanto per quello che sono fan. Anzi, hanno fatto anche cose buone. Posso togliere un'altra fogliolina, un altro stratino a questa cipolla? Prego. A me ha colpito una roba, adesso me la sono dovuta andare a riaprire un attimo perché non me la ricordavo a memoria. Mentre guardavo il film mi sono reso conto che di fatto la storia del protagonista segue anch'esso gli stilemi di un archetipo, dell'archetipo per eccellenza, che è quello dell'eroe. Di fatto, nonostante lui sia quanto di più lontano dall'eroe, le vicende che lui si trova a vivere sono il viaggio dell'eroe. Per cui sì, la chiamata, lui viaggia, affronta delle difficoltà, muore, rinasce, si trasforma, si riconcilia e ritorna. E poi ritorna, è un antieroe, però... fondamentalmente, in un mondo in cui non esiste bontà o morale. Ma già antieroe suonerebbe eroico, perché antieroe a me viene in mente Jena Plinsky. Ma lui neanche, lui è proprio la merda. Che però è nel ciclo cioè la cosa secondo me veramente furba che ha fatto Brandon qua è stato appunto scrivere un cammino dell'eroe per una persona che è proprio quanto di più lontano ci sia dall'eroe. Sai cos'è fondamentalmente? Poi uno diceva, è sempre a toccare gli stessi temi, è il paradigma della mascolinità tossica, questo individuo.
al punto che lui ha bisogno di sentirsi uomo, quindi si trova in una coppia in cui è stato per 10 anni, che oggettivamente hai fatto il parassita per 10 anni, e hai pure il broncio, hai pure il coraggio di tenere il broncio e di cercare scappatoie per non tornartene a casa, quando trovi la prima che te lo fa, te la fa, stavo dicendo una cosa volgare, trovi la prima che ti solletica l'egocentrismo al punto di dirti no, io ti devo insegnare, devo farti ritornare uomo, e poi infatti cosa diventa? Diventa rissoso, violento, pensa solamente, diventa edonista, ecco, utilizziamo un termine, diventa il classico superuomo dannunziano, ma quando in realtà è solamente, abbiamo detto, un oggetto di piacere in tutti i sensi, senza spina dorsale, al punto che poi quando si accorge di non valere niente, tanto si accorge, lo dicono direttamente in faccia, se mai avesse avuto qualche dubbio, lui frigna, diventa un frignone, un piagnone, è emblematica la scena che poi che lì forse un po' di didascalica, dove succhia il seno materno, cioè un bamboccione fatto e finito, cioè non ha neanche la redenzione del dire sono una merda però posso fare quella cosa in più, no, cioè alla fine, cioè te ne ritorni anche con la coda fra le gambe a casa distrutto e disperato, perché no, per me è veramente l'emblema del classico maschio italiano. Ecco, questo è il classico maschio italiano. Ma hanno sbagliato a prenderlo. Credo che sia un archetipo più nordico. Purtroppo più diffuso della penisola italiana. Cioè, sì, non... proprio perché c'è questa cosa del maschio italiano vigoroso, lo stallone italiano. Beh, però è vero che c'è sempre questa cosa, infatti loro lo stuzzicano sempre, facci vedere quanto sei forte, anche perché cosa gli fanno fare le marachelle, no, andiamo a rubare, sì, la medaglia, andiamo a picchiare la prova di coraggio, quelle cose lì, sì. E poi un concetto molto statunitense questo, invece secondo me la scena dove lui si vede proprio che fa il frignone è la scena quando lui sta camminando per strada con loro sulla macchina dietro, e lo vedi che lì è proprio il bambino in convoglio che tiene il broncio. Sì. Cioè, mi stai trattando male. Cioè, non è che fai l'altezzoso e dici questi mi possono sparare in testa da un momento all'altro. No, ti incazzi perché ti ha detto, ma se non ho scritto per tu, pensavi veramente che tu fossi un grande scrittore, sei un coglione. Cioè, ma dovresti saperlo da te che sei un coglione, non è che lo devono dire gli altri. Cioè, qua si chiama autocritica. No, niente, sì, cioè lui ci fa veramente, per questo non è neanche un antieroe, oggettivamente ragione, cioè proprio uno stronzo. Sì, ma no, ma appena se io lo capisco, perché io sono così, quindi senza mia gozza però, non mi danno neanche questa possibilità, quindi io lo capisco perfettamente. Marghe, aiutaci tu. No, io più che altro ragionavo sul fatto che i personaggi di Cronenberg sono sempre tutti stronzi. Sono sempre personaggi... sì, verrebbe anche a me da dire antieroe. Per quanto riguarda la questione dell'identità, tornando un attimo indietro, io credo anche che l'identità dipenda anche dalle relazioni che tu hai con l'altro. E nei film di Cronenberg non c'è mai questa solidarietà, no? Tra il sé e l'altro, queste relazioni, c'è sempre più che altro una voglia di sovrastarsi l'un l'altro, e fa tutto parte poi della sua critica anche al capitalismo, e sono film che lasciano sempre molta tristezza secondo me. Però lascia una tristezza del non potrebbe essere, secondo me, è così, cioè se ci ragioni effettivamente è così, a meno che tu non ti sia sforzato quantomeno di seguire uno stile di vita o comunque degli ideali che si sposano anche con un determinato tipo di compagnia. Cioè, magari io sono riuscito a trovare veramente 2 o 3 persone nella mia vita che non mi vogliono inculare, e io cerco, nonostante faccio un lavoro di merda e sono parte di questo ingranaggio,
cerco di avere due o tre ideali che porto come uno standardo contro questi mulini al vento. Ecco, diciamo che Brandon non ti dà neanche questa consolazione, diciamo. meno di zero. Però è una cosa che veramente non mi posso dire, però potresti essere un po' meno, no? Perché se, cioè, oggettivamente non mi sento di dargli tanto torto. Al 97%, dai. Magari lui potrebbe metterci il 3%, ma non farebbe parte di un discorso. Lui alla fine non è che deve fare degli affreschi o essere sociologico. Deve darti un discorso politico e lo fa, tirando dritto senza nessun ripensamento, che sia neanche una scena consolatoria, cioè zero, non c'è neanche tipo come Jack, un vicino che passa e lo puoi accarezzare, niente, non c'è niente mai di consolatorio nei suoi film. Ma bensì c'è tanto gore. È un gore, uno splatter molto sofisticato, nel senso buono, però molto elegante. Non so cosa ne pensiate. No, il gore è estremamente figo, al di là della scena dell'esecuzione, della prima esecuzione, ma in generale tutto il sangue ce n'è, e tutto il sangue che c'è fa star male. A me viene in mente anche la scena quando la pallottola vagante colpisce la tizia per terra, cioè settimana scorsa mi ero incazzato così tanto con Demeter che sembrava tutto finto, ecco, qua sembra tutto vero, tutto cazzo vero. Non è finto, ma anche l'effetto speciale è fatto per farti vedere che, cioè, il coltello entra nella ferita, esce dalla ferita sporco di sangue, cioè c'è un'attenzione per la sensazione che ti deve dare, proprio ti deve dare la fisicità, ecco, quello ti dà. Sì, non sono film metafisici suoi, ed è una cosa che fa quasi ridere, visto il cognome che ha, però è una cosa che apprezzo. Proprio anche lui è molto ancorato al concetto di carne, e credo che siamo tutti d'accordo che la scena dell'orgia sia una delle cose più belle che potremmo vedere negli ultimi 5 anni, per come è girata, per quel vedo e non vedo, e per come anche non tira indietro la camera da presa sulla sessualità, che comunque fa parte appunto della questione del potere. Anche il sesso è una questione di potere. Sì. Tra l'altro, una cosa ci dicevano in chat, c'è anche del pet play. Sì, effettivamente sì, però ti dico, secondo me lì il gioco era stato fatto ancora diverso. Secondo me il cane non era neanche lui. Cioè, il cane era fisicamente lui, ma la mente non era sua. Era stato addestrato anche lui. Sì, no, lì era proprio un animale, probabilmente. Cioè, gli avevano quasi per scherzo fatto questa cosa. Cioè, io l'ho letto così, quella scena lì. Per scherzo gli avevano, hanno fatto una sua versione cane. Ecco, comunque, visto che abbiamo utilizzato la parola scherzo, ma avete mai provato odio per queste persone durante? Sì. Sì, a me stavano veramente, ma perché all'inizio appunto ho detto, ma che cazzo sono dei bambini persona, questi? No. Tu no. È gente in vacanza. Si sta divertendo. Fondamentalmente no, ma allora, deprecabili, ma come per me è deprecabile tutta la gente che va in vacanza e dice ora che sono in vacanza, via i freni inibitori, facciamo quello che vogliamo. E quindi se diamo per scontato che questa cosa sia assodabile, cioè per me non c'era malizia nei loro gesti, ha detto Jack benissimo, cioè non ci sono esplicitamente dei bambini, ma questo è un po' un signore delle mosche, cioè sono dei ragazzini, degli eterni giovinastri, non hanno impegni, non hanno lavoro, cioè non...
vivono in questo continuo limbo di eterno cazzeggio che viene amplificato, anzi, eterno cazzeggio solo in vacanza, perché poi quando finisce questa vacanza diventano veramente, permettetemi il termine, della gente rispettabile. Tanto che lui rimane ulteriormente destabilizzato perché non capisce che loro non sono crudeli, sono solamente in vacanza. Ovviamente sono abbastanza caustico con questa considerazione, ma è proprio il sono in vacanza di chi appunto va a distruggere o a invadere altri posti per il proprio sollazzo. Cioè, non c'è crudeltà o malizia, anche perché sono poi James che... è che lo ammazzano. Quelli che nelle colonie avevano la sposa bambina e poi tornavano a casa. E... grandi, grandi, quelli che poi sono diventati grandi, hanno anche le piazze in Italia. Sì, sì, cioè... cioè non riesco a essere incazzato con loro, ecco. Sono incazzato col sistema che permette queste cose. Ma loro... Beh, a sto punto... Io non mi hanno mai provocato rabbia. Cioè... A sto punto ti chiedo una cosa, Salvo. Tu cosa intendi per crudeltà? Perché tu hai detto non c'è la crudeltà. Tu cosa intendi per crudeltà? Ma sarebbero stati crudeli, ad esempio, se sapendo che, ad esempio, ci sarebbe scappato il morto in maniera irrimediabile, loro comunque avrebbero continuato nelle loro scorribande. Cioè non è The Purge che tu trovi la tua soddisfazione nell'omicidio altrui, cioè per loro è veramente il sono in vacanza, posso fare quello che cazzo voglio, finita la vacanza torno la brava brava, ma è la rispettabile, non brava, però è un omicidio fasullo, cioè come dirti, no è vero, c'è. Allora, no, perché tu potresti obiettarmi, durante il film c'è un omicidio, però quello è realmente un incidente. Cioè, Mia Goff glielo dice, cioè sei talmente imbranato che noi dovevamo metterti nei casini e tu che cazzo fai da solo commetti un omicidio. No, ma... Loro non avevano l'idea di uccidere un contadino del luogo. Ma comunque, vabbè, il gruppo le fa le loro minchiate, cioè sparano... Però non hanno ucciso nessuno, durante tutto il film loro non hanno ucciso nessuno. Oggettivamente c'è una persona che poteva non ritornare in vita, loro non l'hanno mai fatto, anche quando stavano per sparare al giudice non lo fanno. No, però è vero, no, no, uccidono la guardia del corpo. Però uccidono la guardia del corpo come legittima difesa, non lo so se è vero, l'ho visto una volta sola, quindi un po' ci sto ragionando insieme a voi, però secondo me non c'è mai crudeltà, come dire, crudeltà crudele, cioè uccidiamo sapendo che potremmo mettere a termine la vita di sfigati. Cioè per loro c'è proprio la concezione del gioco che ha morale, però è il gioco dei bambini che non hanno morale, cioè, non so se riesco a spiegarmi. Cioè loro sanno che in quelle 2 settimane possono fare queste cose senza... secondo loro nuocere oggettivamente a qualcuno. Ma questo non è crudeltà, cioè il pensare al fatto che è okay, egoismo secondo me più che crudeltà. Ho capito, però nel momento, cioè, di fatto è quello, cioè, però non, è cioè, quello che voglio capire, no, cosa no, non li ammiro, un attimo, non è su dicendo no, no, ammiro, no. Mi sono divertito insieme a loro, dico che no. non entravo nell'ottica del ma guarda questi testi di queste merde, cioè mettevo più sul piatto ma quanto è imbecille lui, piuttosto, cioè stronzi sì ma non merda, ecco, non so come dire. Ci sono quelle persone che vanno al mare e prendono le meduse e le tolgono dalla spiaggia. Cioè, io per me è un colpo al cuore, mi stai uccidendo. Però se lo dico al vicino, dice, vabbè, ma sono meduse, che cazzo te ne frega. Ecco, per me è quello il concetto. Cioè, vabbè, stanno facendo quello che stanno facendo perché lo possono fare sapendo che non stanno mettendo a fine vite umane. Cioè, tanto perché... c'è la clonazione e stessi gran cazzo. Diciamo che si uccidevano anche fra di loro, cioè. Sì, però no, allora il tuo concetto è per loro non è male quello che stanno facendo, cioè è un po' come
cioè se anche ci scappa il morto è come la medusa, sti cazzi, è una medusa. Che comunque, sì, sono stati morti accidentali, non premeditate. Non è che sono andati lì dicendo noi stasera ammazziamo qualcuno. Cioè, quella ha provato a sparargli e lei ha risposto, basta, morto, non ci posso fare niente. Ma non sono andati lì dicendo, boh, ammazziamo quattro persone, tanto siamo ricchi. È un po', come dire, è veramente il concetto della persona che va a farsi un safari. Dici, tanto ho una caccia. Dici, ah, perché devo filmare contro la caccia, tanto stanno ammazzando quattro cinghiali. E secondo me è quello il concetto che, cioè, durante il film non me li ha fatti venire in antipatia, perché tanto il sistema gli permette di fare questa cosa. Io che sono contro il sistema detesto il sistema che permette queste cose, però in loro non ci vedevo la malizia del portare più, caos e scompiglio. Era più disattenzione, cioè della egoismo, serie... egoismo. Io posso fare quello che voglio. Aspetta, ti sto totalmente perdendo, perché allora sto cercando di capire quello che dici tu. Scusa, ti sto seguendo su questo discorso. Magari c'è una boiata. Perché allora, se tu mi dici, guarda, loro non avevano idea di quello che, non pensavano fosse male quello che stavano facendo, è una cosa. L'egoismo è un'altra roba ancora. Cioè, infatti capito, io ti dico, se tu mi dici, era come appunto quello che non pensa che la medusa è un essere vivente, non ci dà peso. Ecco, quindi, secondo me è più questo, ecco, superficiali. Da quel punto di vista sono superficiali, ma perché il sistema gli permette di non porsi delle domande. Infatti non si ponevano domande esistenziali, cioè, a riprova è... Cazzo te ne frega se sei morto tu il tuo clone, cioè sei vivo, sei qui, sei ricco, sei bello, ti tira, vai avanti per la tua strada. Superficiali, ed è un certo tipo di superficialità che purtroppo la vedo tutti i giorni. Mi incazzo col sistema che permette questa cosa, cioè mi incazzavo di più col giudice che si faceva corrompere per fare, oppure che dice mi faresti un favore, perché lui dice... Ma se io ti dicessi che tuo zio non mi ha noleggiato l'audio che ti cambia, mi faresti un favore? Sarebbe una cosa aggredita, tanto tu muori lo stesso. Cioè, queste cose mi fanno incazzare, perché è una manifestazione di arroganza. Però quelli alla fine erano, veramente oggettivamente, erano dei coglioni. Cioè, in tutto film è una gara a chi è più coglione. Però non mi causava, cioè non... che è brutto probabilmente da dire, non mi causavano quel fastidio che mi avrebbe causato, o che meglio, mi causa in altri film, o mi causa aprendo Instagram o Facebook tutti i giorni quando leggo certe notizie. Non lo so, probabilmente... Però la cosa sta nel... Ok, il sistema permette, però tu lo fai. Cioè, tu potresti anche dire no, io non voglio partecipare a questa cosa e quindi subisco la conseguenza di ciò che ho fatto. Indubbio, però non le subivano le conseguenze. No. È perché cioè, nel senso... Esatto, però la tua poi, diciamo, il tuo essere proprio una brava persona o meno, cioè dipende un po' da questo, no? Però mi devono insegnare a essere una brava persona. Se la mia famiglia mi ha sempre detto tu ti puoi comportare così, a me non insegna nessuno. Okay. Se qualcuno non mi insegna che rubare è sbagliato o che la mafia è un concetto sbagliato, che la donna può essere qualcosa di più che una semplice un semplice strumento, dietro un grande uomo c'è una grande donna, è una frase che andrebbe abolita oggi stesso. Non mi insegnano che io posso essere anche una persona diversa, ecco, giusto che se non c'è insegnamento io non so che ho delle scelte morali. Paradossalmente James mi fa incazzare, perché lui invece l'ha avuti, cioè si vede che ha questa possibilità di scegliere, ma non sceglie mai perché frigna e basta. Però secondo me attenzione, perché anche qua si apre un bel vaso di Pandora, secondo me, perché c'è anche tutto il discorso che dici, la gente che dice che scrive sui social
tali persone che vengono da tali paesi bisognerebbe che morissero tutti e cose del genere. Però io, lì tu gli devi insegnare, cioè come, tu comunque devi dirle no, no, ma, cose. Poi allora... ma il fatto che anche loro da questo punto di vista magari non gli è mai stato insegnato che l'empatia non vale solamente per quelli che sono i compatrioti. Capito? Cioè, io ti dico, io vengo da una famiglia che è di destra e a me non è stato insegnato che bisogna rispettare gli omosessuali. L'ho imparato con gli anni, perché a un certo punto la morale me la sono fatta, ma per i miei genitori era divertentissimo che io prendessi in giro il mio compagno di classe femminato, cioè alle elementari. Era una cosa estremamente divertente per i miei genitori. E questo è sbagliato. Poi io ti dico, non so, fortuna, capacità, talento, però con coscienza di me, o empatia, forse empatia, ho imparato a un po' a crearmi una mia scala di valori alternativa a quello che mi arrivava dalla famiglia. No, non tutti hanno questa fortuna, non tutti vogliono mettersi in gioco, però sono d'accordo che bisognerebbe forse a volte a livello sociale un pochettino rimettere in carreggiata determinati atteggiamenti piuttosto che cavalcarli per avere voti. Quello sono pienamente d'accordo con te. Beh, è anche vero che alcuni concetti sono, cioè comunque vengono professati anche se poi non ci si crede, quindi sì, cioè beh. E volevo spiegare comunque il perché non mi causava un'antipatia a differenza di James. Però ora basta, se no stiamo diventando morali, moralisti. E parlare della parte estetica, che è molto bella. A me l'idea di quelle maschere... Sì, ma chiudiamo perché è tardi. Ah, scusate. Volevo solamente dire che a me la parte estetica ha fatto impazzire. L'idea delle maschere è bellissima e mi ha ricordato tantissimo un performer francese che... adoro, che Sagazan, consiglio di recuperare. E quindi niente, anche dal punto di vista estetico il film è eccezionale. E anche a livello di consapevolezza, dato che hai detto le maschere, c'è anche una consapevolezza nell'utilizzo dei linguaggi dei generi, perché a un certo punto diventa un home invasion al contrario, cioè dove sono i protagonisti a mettersi le maschere a fare un home invasion. Che è proprio il class, cioè i tizi mascherati che ti entrano in casa, è proprio Lili, per favore, cioè, Lili che sta cercando di sabotarmi, una Lili invece. Però praticamente c'è l'uso al contrario di tutte queste meccaniche e come sempre Brandon non tira fuori nulla alla cazzo di cane, tutto quanto aveva un concetto, anche quelle maschere avevano anche un altro significato e tutto, cioè wow, cioè sempre tanto di cappello, lui non si inventa mai cosa a cazzo di cane, non piove mai niente dal cielo che dici ma questo che cazzo c'entra, tutto quanto rientra e spesso e volentieri ogni elemento del film ha più di un significato. Però soprattutto ha tirato fuori un cazzo, che era una vita che non si vedeva. Ah sì, è vero, film. È vero. E quindi onore e merito a Brandon anche per questo. Un cazzo che iacula, è vero, un film dove c'è un cazzo che iacula, ragazzi. Quindi esatto. Vabbè, andiamo a chiudere. E ci sono anche tette, culi, cioè ragazzi c'è di tutto. Ah, ma quelli bassi, quelli sono inflazionati. Sì, infatti, quello, cioè, ma oltre a questa cosa c'è anche un cazzo che iacula. Anzi, si parte col cazzo che iacula. Proprio. Infatti ero lì che mi stavo facendo da mangiare a un certo punto. Ma un cazzo che iacula. Cioè. Ebbene sì. Ebbene sì, era proprio lui. Ebbene sì, si può. Dov'è che l'ho già visto questa cosa? Poi io ho vaghi ricordi, quindi non so, però me l'ha fatto venire in mente un po' una reverie. Vabbè, allora ringraziamo tutti, tutte soprattutto, ringraziamo Brandon. Ringraziamo chi è stato in chat, sì. Chi ci seguirà su Instagram, soprattutto ci recupererà su Spotify, Spreaker, eccetera, eccetera. Abbiamo dimenticato per la seconda volta di fare la diretta su YouTube, ma vorremmo provare a fare anche le dirette su YouTube, perché ci hanno commentato, quindi iscrivetevi sul canale di YouTube e commentate. Ci hanno commentato che sarebbe bello anche avere la diretta su YouTube, quindi ci troveremo, se no l'Alzheimer... No, ma adesso la facciamo, cioè adesso rifacciamo la puntata. La rifacciamo, ah ecco perché Margherita... E deve essere uguale, e deve essere esatto. Uguale, se no mi incazzo. Ma soprattutto volevamo ringraziare i Patreon, che sono ultimamente aumentati, non importa
sottolineiamo la cifra, ci interessa che se comunque ci date anche solamente un euro, per noi è un attestato di stima nei nostri confronti, abbiamo bisogno di tanta stima da parte vostra. La cosa più importante, più del Patreon, che comunque ci fa piacere, cercheremo di usare i soldi che ci date per portare sempre nuovi contenuti, in questo caso a noleggiare i film, andare al cinema e comprare attrezzatura, perché io il film l'ho noleggiato, tutti stronzi, 5 euro, e parlate di noi, condividete il nostro materiale, più persone riescono a conoscerci e a valutare quello che facciamo, soprattutto in maniera positiva, ma anche negativa, basta che non siate stronzi e misogini, a noi può fare solamente piacere, perché dopo quanti 5-6 anni, magari è il caso che Carcassa sia un bel ritrovo per parlare di horror, ma non solo di horror. Questo è chiuso e vi lascio i saluti. Io ringrazio i miei due colleghi di aver partecipato a questa live, che mi è piaciuta tantissimo. Ringrazio appunto anche io la chat e tutti quanti. E volevo ringraziare Margherita per avere riconsigliato ancora settimana scorsa Midnight Mass. Questa volta mi sono deciso ad ascoltarla e in effetti avevi ragione, è molto figo, mi è piaciuto molto e hai fatto bene a consigliarlo. Hai proprio indovinato che cosa dovevo vedere. Ma io idealmente vorrei fare un gioco, cioè un qualcosa che Margherita consiglia e che non sia valido, cioè prima o poi, a meno che non lo faccia apposta, quello non conta. Cioè, prima o poi deve accadere nella vita. No, vabbè, accadrà, secondo me accadrà. Così scontata deve anche lei cominciare a consigliare delle cose che non ha visto al buio, come faccio io spesso e volentieri. Ragazzi, proviamo a vedere sta roba e poi la merda. Faccio anche quello e azzecco anche quello, ma porca miseria, allora vedi. Ma quello è un talento che è di Nick, quello di consigliare cose che poi si rivelano claudicanti. Ringraziamo anche Nick, la sua presenza comunque aleggia in questa puntata. Sì. Quando e chissà cosa avrà voluto dirci. Esatto. Per cui grazie a tutte Carcasse Putrescenti e alla prossima. Ciao ciao! Senti a